Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto, il tesoro dell'area zero, seconda parte del DLC, il disco Indaco. Nello scorso episodio mi sono addentrato nell'area zero, nelle profondità dell'area zero abbiamo scoperto che c'è una Terra Crystal ancora più forte delle altre, o meglio, un nuovo tipo di Terra Crystal che si chiama Terra Crystal Astrale. Ed ora sembra che sto per incontrarne la causa di questa Terra Crystal. Andiamo. Oh. Guarda che bello. Oddio, no. C'era lo stesso problema che affliggeva le leggende Pokémon con i contorni tutti quanti fatti male. Oh, cielo. Guarda qua che robina. Wow. Bello. Non mi fa girare a vuoto. Peccato, mi manda direttamente da loro. Sembra questa effettivamente la fonte. Ma dove siamo? L'atmosfera qui è completamente diversa. Dov'è il tesoro? Chissà. Guarda, Riben, c'è qualcosa su quel basamento. Il basamento? Il famoso basamento. Ah. Ma è la pietra che compare in testa a quelli che terracristallizzano astrale. Il tesoro sarebbe questa pietra? Aspetta un attimo, controllo subito. Se riuscissi a mettere le mani sul tesoro dell'area zero, potrei finalmente battere Link! Riri, ma fai sul serio, ancora con sta storia! Che vuoi tu? Lasciami in pace! Non puoi capire l'invidia che provo verso Link! È fortissimo nelle lotte Pokémon, può viaggiare ovunque e riesce a fare amicizia con tutti. Perfino Ogerpon, il Pokémon che ho sempre adorato, ha scelto lui e non me. Ma anche tu hai sempre fatto del tuo meglio, Riri. Non ci provare nemmeno, Rubra. Pure tu all'inizio non facevi altro che trattarlo male, hai cambiato subito idea. Beh, io non ho niente di niente. Ho buttato lacrime e sudore pur di migliorare, ma non è servito a nulla, non ce l'ho fatta. Questa è la mia unica e ultima speranza. Non c'è dubbio, deve essere per forza quel cristallo, non vedo alternative. Forza, Riben, le strette sono nascoste nell'area zero. Non c'è dubbio, questo cristallo deve essere Terapagos. Sei mio! Ci picchia. Quindi quello era Terapagos. L'hai catturato, vero? Finalmente. Questo cambierà tutto. Eccezionale, Riben! Avevi portato una Master Ball. Ottima pensata. Sei venuto qui pronto davvero a tutto. Ora potrò finalmente studiare Terapagos come e quando voglio. Credi sarebbe possibile avere una dimostrazione della forza di Terapagos qui e ora? Che dici, Link? Anch'io muoio dalla voglia di vedere quanto è forte. Cominceremo quando sarai pronto. La squadra che mi sono portato qui è questa. Allora, Swadloon era perché dovevo portarlo in giro per farlo evolvere in Livanni. Gli faccio la beffa finale a Riven. Gli mando Ogerpon contro all'inizio. Dai, sei pronto? Abbastanza. Mettiti in posizione. La musica comunque sia bellissima. Sempre al top. Con la musica Game Freak. Si è sbagliato forse solo con quella di Paldea quando vai in giro, ma per il resto è sempre bellissima. Ma non farti illusioni, Link.
Questa volta vincerò io. Ok, l'ho letta male, ma va bene. Vai, Riven. Ah, solo Terrapagos mandi? No, come primo. Beh, mi pare ovvio questo scontro, no? Vai, Terrapagos, mostragli la tua forza! Ah, sì! Eccolo! Terramorfosi, quindi è la sua abilità. E ora che abilità? Non vado in Terra Crystal, ma... Boh. Quindi questa è la vera forma del tesoro. Con questo potere allora posso vincere! Altri rapporti tra i tipi con la sua abilità! Wow, bello! Un brutto colpo! Ah, adesso! C'ho il limite pure a quello che possono fare gli eroi delle fiabe! Ha ragione, qui ha molta ragione. Qui non posso dargli torto. Vediamo un po'. Schianto. Ah, ho solo una volta si attiva allora. A meno che devo colpirlo, perché qui ha missato schianto. Due volte di fila? Ho capito, dai, schianto. Oh, allora solo una volta a quanto pare. Ok, solo una volta. Va bene. Io non vorrei buttarla così proprio a farmi mandare KO Ogerpon senza motivo. Vorrei un attimino farlo rimanere in vita e fare solo con lui. Certo è che lui avendo solo Terrapagos, però. Oh, meno male, missa, vai. Anche lui missa ogni tanto almeno. Colpo basso. Ma è super efficace, eh. Te l'aspettavi? Eh? Ma come? Hai dei punti deboli? Sai o non sei il fantomatico tesoro? Dai, ancora colpo basso. Buono, lo facciamo fuori così, dai. Facciamo fuori, che termine brutto. Possibile che sia questa la vera forza di Terrapagos? Qualcosa non torna. Dovrebbe andare in Terra, effettivamente. Questa non è la Terra Crystal di Terrapagos. Dovrebbe averne una peculiare, credo. Va bene, dai. Se fa un brutto colpo, penso che ce la caviamo. Ok, dai, questa sarà sicuramente solo la prima fase, dai. È troppo facile, è troppo facile. Noi sei Pokémon, lui uno. Com'è possibile? Con Terrapagos, con il tesoro dell'area zero, sarei dovuto essere imbattibile. Vuoi dirmi che non è servito a nulla? Avrei dovuto vincere io, non Link! Riri, ti prego, smettila. No, c'è qualcosa che non quadra. L'energia Terra Crystal generata da Terrapagos era troppo bassa. Non mi torna nemmeno il suo aspetto, è diverso da come viene descritto nel libro violetto. Stai dicendo che Terrapagos non è il tesoro dell'area zero? No, non dico questo, ma forse manca qualcosa. Deve esserci qualche requisito affinché lo diventi. A meno che Terrapagos stesso non sia energia Terra Crystal allo stato puro. Svelto Riben, fallo Terra cristallizzare. Entrando in risonanza con l'energia della Terrasfera, potrebbe tornare brillante come il tesoro originario. Va bene. Lo sapevo, il libro violetto diceva il vero! Questa è la forma autentica di Terrapagos! Eccolo dunque, il tesoro nascosto dell'area zero! Riri, si mette male! Meglio se lo riponi nella Pokéball! Sì! Torna qui, Terrapagos! Non funziona! Ma perché?